Ultima gara di regular season tra le mura amiche di Palazzo Vanni per la Savino del Bene, e arriva la 12ª vittoria per 3-0 in campionato. Un risultato che consente alla Savino del Bene di consolidare la sua seconda posizione in classifica, peraltro centrato contro una Roma che è formazione di indubbio valore. No, no, molto brave le ragazze, anche perché i parziali è 3-0, il punteggio sono 7 in cui non si è mai arrivato al punto a punto nel finale, però per tutti i 3-7 fino a metà siamo stati lì punto a punto, poi soprattutto grazie alla nostra battuta e muro abbiamo staccato. Oggi era importante fare 3 punti per mantenerci al secondo posto, l'abbiamo fatto contro una squadra che, ripeto, una squadra che secondo me ci ha saputo anche mettere in difficoltà, poi siamo stati bravi noi, quindi dobbiamo essere molto felici del lavoro che stiamo facendo, però alla fine quel che conta è il totale, le somme si tirano alla fine, quindi tutto quello che abbiamo fatto passa dalla partita di Bergamo e adesso riposiamo e prepariamoci a questa partita che sarà molto più complicata. Dopo Excel Basi, quarta partita, quarto 3-0, la squadra sta bene fisicamente ma soprattutto di testa. Sì, sì, le ragazze si stanno anche alternando, stanno facendo un buon lavoro in palestra. Penso che queste vittorie ci serviranno se saremo bravi ad andare davanti e quindi dobbiamo essere contenti. Massimo, ho visto anche un grande aggancio da calciatore a un certo punto della partita. E spero che ci sia il video, perché è facile, non arrivava la palla da tanto lontano, però penso che abbia fatto un buon lavoro. Mi fa piacere che abbiate apprezzato. Ce la possiamo segnalare per il prossimo mercato? No. Sarei fuori quota. Non passo le visite mediche. Grazie Massimo. Grazie.